Voglio ringraziare attraverso gli Icusati nel mondo tutti i cittadini del comune di Camerota, non solo quelli che mi hanno votato, ma anche quelli che non mi hanno votato, perché sarò certamente il sindaco di tutti, perché vorrò essere un sindaco giusto e equo rispetto alle istanze che mi verranno dai nostri concittadini. Voglio anche fare una riflessione su quello che dovrà essere adesso, da adesso in poi, il cammino che dobbiamo portare avanti tutti insieme come popolazione, cioè quello della pacificazione sociale. Troppi litigi, troppi attriti ci sono stati in questi anni passati. Noi dobbiamo cercare di trovare immediatamente una stabilità anche sociale, nel senso che ognuno dovrà svolgere con attenzione il proprio ruolo senza creare frizioni all'interno della popolazione che danneggiano sicuramente quello che è il cammino amministrativo di una comunità. Ci tengo a dire questo, al di là appunto di quello che è stato l'esito elettorale di chi appunto ha votato e chi non ha votato. Vorrei che la popolazione tutta si stringesse attorno al proprio sindaco, attorno alla propria amministrazione, nel senso che le elezioni sono finite e tutti quanti dobbiamo andare avanti verso l'obiettivo del miglioramento delle condizioni economiche e finanziarie del nostro comune per avere maggiori occasioni di lavoro e per avere maggiore stabilità da parte delle famiglie del nostro comune. Da subito ci siamo messi al lavoro, stamattina abbiamo già fatto un poco quello che è il censimento delle attività da svolgere all'interno dell'ente, abbiamo sbloccato la situazione insomma, che oramai era diventata di più di una settimana del fermo della raccolta della nettezza urbana. Il servizio è partito, è ripartito immediatamente e contiamo nei prossimi giorni di trovare delle soluzioni che diano stabilità ai nostri lavoratori del settore e quindi maggiore e migliore servizio per i cittadini. Ringrazio, colgo l'occasione anche per ringraziare gli Icusati nel mondo per l'attività svolta nelle elezioni appena svolte, per il ruolo di informazione sempre puntuale e per aver dato la possibilità ai nostri concittadini, sia residenti ma soprattutto quelli che stanno fuori, di avere tutte le informazioni utili e per avere le idee chiare su quella che è stata una competizione elettorale che ha avuto l'esito favorevole per noi, ma che appunto non deve vedere né vinti né sconfitti, ma la vittoria di un comune che deve tornare ad essere grande. Vi ringrazio.